La nostra attività, da un punto di vista pragmatico, è rivolta al cliente che vuole comprare sia la casa per abitarci, sia la casa perché vuole poi metterla in locazione, quindi avere una redditività da questo immobile, o anche il cliente abituato ad acquistare per operazioni di ristrutturazione e rivendita nel breve periodo per avere delle plusvalenze economiche. Quindi abbiamo diverse tipologie di cliente e per ogni cliente applichiamo metodologie di consulenza differenti, perché a seconda dell'obiettivo rivolgiamo una finalità di ricerca e di consulenza ben ritagliata sul cliente. Quali sono i passaggi logici che ci consentono di acquistare un immobile all'asta? Individuato l'immobile, vado fisicamente sul posto e mi rendo conto se il contesto di zona è a me gradito. Fatto questo, chiedo se l'immobile abbia un'anamnesi, diciamo, relativamente alla propria costituzione in tribunale che mi consenta di fare un acquisto garantito. Questo è il passaggio logico più delicato, che ci consente di arrivare al Red Nationem con la capacità di discernere l'immobile che possiamo acquistare dall'immobile che potremo invece lasciare andare, per essere tranquilli. Nella realtà, una volta visto l'immobile all'interno e scelto quell'immobile, procura notarile, partecipazione all'esperimento d'asta con la formulazione dell'offerta e con l'emissione di un assegno circolare bancario, immediatamente dopo l'aggiudicazione, il decreto di trasferimento, consegna delle chiavi e presa di possesso dell'immobile.